Quindi scrivo perché fai polemica. Come puoi fare polemica quando vinci? Vinci 3-1, vinci 1-0 col Genoa, fai polemica. Certo che faccio polemica. Faccio polemica perché tu vai a giocare col Genoa, devi vincere. Vinci. E sai che poi c'è Juventus, PSG e Napoli. E oggi siamo solo al primo atto, eh. Già il primo atto, sbam! Mercoledì secondo atto, sbam! Domenica prossima terzo atto, sbam un'altra volta! Vedete questa settimana? Quanta Italia faremo godere questa settimana! A partire da quell'allenatore di merda che abbiamo, perché tu oggettivamente hai fatto le ultime quattro partite, ti devo ricordare pure quali, te le ricordo. Lazio, Borussia Dortmund, Genoa e Juventus, senza fare gol nel primo tempo. Due le hai vinte, tra cui una a culo. L'altra, la Lazio, ti ha voluto far fare gol per forza, pareva FIFA. Una l'hai pareggiata, l'altra inevitabilmente, legge dei grandi numeri, l'hai persa. Oggi siamo arrivati a questo bellissimo record di un gol in tre partite, quello contro il Genoa che ti hanno graziato, perché è un gol molto al limite, per me era regolare, l'ho sempre detto, ma è molto al limite. Se no, manco quello avevi segnato. Manco quello. Stasera hai un'occasione dopo 5 minuti che, in cui in effetti io non ho avuto da recriminare niente perché Giroud ha fatto una cosa incredibile. Szczesny ha fatto la parata dell'anno. Continuate a dire che Szczesny è un portiere del cazzo. Continuate pure a dirlo. Portiere che a me non è che mi piace da quando era ai tempi della Roma. A me Szczesny mi piace da quando era all'Arsenal. È sempre stato un gran portiere. 2 anni fa, l'anno dello scudetto, Kalulu tirò un metro dalla porta al 95esimo, parata da fantascienza, se no vincevamo. Gran portiere, che volete dire? Fa una parata così. È pagato per fare il portiere, è Szczęsny, va bene. Dopodiché dice, vabbè, hai avuto questa occasione, cazzo, no? Sfruttalo! No, non sfrutti un cazzo. Hai fatto un tiro in porta tutta la partita perché c'è cioè, sia per le statistiche sono aberranti. Tiri in porta 1-4. Tiri totali 7-14. Cioè vuol dire che tu hai fatto come sempre il famoso cecchinaggio, come lo chiamo io, i famosi tiri da fuori area che vanno a fare in culo. Il Milan soffre la difesa a 3. Si è visto, Inter, Genoa, poi chi cazzo aveva la difesa a 3? Verona. Cosa fa Allegri? Ti mette la difesa a 3. Perché lo sa, ti mette tre uomini di statura piuttosto importante, quali Rugani, Gatti e Bremer. Come esce un difensore, cosa succede? Locatelli ripiega difensore centrale. E quindi? E quindi succede che risiede contro una difesa a 3. L'ha studiata in maniera perfetta. Poi, che questa sia stata una partita stile Juve, dove trovano l'1-0 di culo, poi dopo difendono, era ovvio. Però qua la differenza, sapete la differenza tra un allenatore e un allenatore di merda? La differenza è che Pioli, a forza di sbattere contro Inzaghi, non ha capito. Perché Inzaghi gliele prepara tutte così. Inzaghi per 5 volte di fila gli ha fatto gol nei primi 10 minuti. E Pioli non ha imparato. Allegri, perdi, perdi, pareggia. Che ha fatto? Ha capito. E quindi gli ha piazzato una difesa a 3 con una squadra in 11 dietro la palla che gioca a ripartenza. La ripartenza più importante ha causato il terzo cartellino rosso in 9 partite. Penso che siamo la squadra con più cartellini rossi del campionato a sto punto, perché
Tomori, Maignan e Ciao, di questo ritmo noi finiremo il campionato con 14 cartellini rossi, perché l'Inter ha preso un cartellino rosso in 3 campionati, quello di Skriniar l'anno scorso con l'Empoli. Poi gialli, 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 ma rossi mai. Noi invece fiocca un rosso a partita. Lasciando stare Teo Hernandez, che stasera doveva essere in campo, invece gli piace farsi ammonire ad minchiam. Ho 7 partite giocate, 5 cartellini gialli. Cioè, capito? Hai capito dov'è l'errore? Tornando a questa bella partita, perché abbiamo veramente tanto tanto da dire, c'è gente come certi boomer, no, che io non posso postarvi gli screenshot adesso perché è un video che ovviamente faccio al volo, che devo uscire prima possibile, non sono in grado di postarvi degli screenshot. Però io ero allo stadio per Milan Cavese 1-2, in confronto questo è niente. Ecco la mia risposta: sei il Milan. Porca puttana, sei il Milan. Sei il Milan, vinci col Genoa 1-0 con un gol che 9 volte su 10 ti tolgono. E uno non si può lamentare. Perché uno potrebbe dire, no vabbè, tu ti lamenti così e poi la prima sconfitta è la scusa. Non ho la scusa, perché c'è modo e modo di perdere. C'è modo e modo. Se il Milan avesse perso con la Juventus come il Genoa ha perso con il Milan, avrei rosicato, penso, parecchio di più. Però avrei detto, cazzo, è andata male, abbiamo perso, sti cazzi. Ma perdere e vedere il nulla cosmico mi manda in bestia. Perdere e vedere il nulla cosmico è esattamente come contro l'Inter. Uguale, perché, ripeto, Inter e Juventus sono due squadre, si chiamano top 3 del campionato per un motivo. Ci sta di perdere, ma c'è modo e modo. L'Inter quando perdeva con noi comunque la dignità la teneva alta, perché nel derby dell'anno scorso, che abbiamo vinto 3-2, scusate, a così dal 3-3, che poi era immeritato, perché era immeritato, ma hanno dimostrato la voglia di provarci. Il Milan già oggi si è spento dopo il cartellino rosso. Nel secondo tempo 0. Poi ovviamente che arriva il genio pelato, che tanti voi, io non so con quale coraggio veramente state difendendo quell'uomo, perché no, molti, tu critichi Pioli quando perdi. No, io dico Pioli anche quando vinco. Mi becco tante disiscrizioni, tanti dislike, sapete cosa fate? Mi ciucciate le palle. Perché questo dovete farmi, ciucciarmi le palle. Perché alla fine, come l'anno scorso, ho ragione io. Ho ragione io. C'ho troppa ragione. L'anno scorso, Salernitana a Milano 1-2. Partita dove si è fatto 44 tiri in porta. Dissi il Milan oggi avrà fatto 44 tiri in porta, ma lo vedo un'altra squadra rispetto al Milan prima del mondiale. Il giorno di ritorno sarà complicato. E no, ma hai vinto con la Salernitana, ma hai dominato la partita, ma cosa dici? Cosa dico? Ecco cosa dico. Che il giorno di ritorno è stato da decimi in classifica. O porto male, o evidentemente qualcosa ci capisco. Stasera, Pioli cosa fa? Rimane in 10, mette Kalulu, va bene, toglie Pulisic. Cioè, Rendez, Musa, lì. Puoi tranquillamente scegliere uno dei tre da togliere, toglie Pulisic. Già lì ha detto, vabbè, vero pietoso. Dopo cosa fai sullo 0-0? Mette Krunic e Jovic. Io Jovic non capisco perché giochi a calcio quell'uomo lì. Ha giocato 2 partite e mezzo, quando ha giocato anche col Genoa ha giocato un pochino, ma cioè è meno di 0 quello lì. Cioè io, avete presente che ce la prendevamo con Pellegrini e Mandzukic in confronto, ragazzi? Mandzukic 80enne in confronto, ragazzi, erano dei campioni.
metti Jovic e Krunic. Krunic che dopo pochi minuti che è andato, cosa ha fatto? Kostic gli ha passato la palla. Errore. Lui solo. Non è che la stoppa. Guarda dov'è il compagno, no. Dritta a chi era, Locatelli o Rabiot, non ricordo. Testa zero. A parte, rientra da un infortunio. Già è scarso, perché già è scarso. Più rientra da un infortunio di un mese. Giustamente, che fa? Ma andiamo in campo, sì. A chi se ne frega, ma andiamo in campo. Passano letteralmente 2-3 minuti. Locatelli fa un tiro che finisce 10 anni fuori. Chi c'è di mezzo? Krunic. Ditemi voi. Palla che andava fuori, cambia direzione e va in porta. Questa è la bellissima opera del nostro allenatore. Poteva mettere, per esempio, Okafor. E poi, ripeto, questa partita giocata così, fosse durata 40 giorni, avessimo richiamato Ibrahimovic di 12 anni fa, avessimo... ci riavessimo che sì, ci riavessimo chi cazzo vi pare, giocata così, così, non la vinci mai. Cioè, ma neanche la pareggi, perché giocata così tu l'hai giocata per perderla e l'hai persa. Poi magari tra PSG e Napoli, 3 punti da una parte, magari ci scappano pure. Magari a Napoli indoviniamo la partita come l'anno scorso, vinciamo. Magari, me lo auguro. Era lì tutti a fare i pompini a Pioli. Io i pompini a Pioli, dopo i 5 gol del Sassuolo, non glieli faccio più. Neanche mi sollevassi la Champions League. Fatemi una ragione. L'unico problema è che per toglierselo dalle palle dobbiamo cominciare a perdere. E non è tanto una cosa che vorrei, purtroppo. Ragazzi, like, iscrizione, domani live reaction. Stanotte vedo cosa riesco a fare per montarla. Da dire tutto, sempre forza Milan. Io non c'ho parole, basta. Questo è l'unico commento.